tutti rollers, bentornati qui su GDR Addicted con questa nuova video recensione. Oggi parleremo di un gioco di ruolo italiano molto particolare, il cui concept secondo me è stato uno dei più originali che abbia mai visto recentemente nel panorama del mondo dei giochi di ruolo. Si tratta di Mushashu Gyo, la vera e guerriero. Mushashu Gyo è un gioco ideato da Luca De Marini, coedito dall'associazione Acchiappasogni e Gigi Studio, e distribuito dalla Jolly Troll. Per ora risulta composto soltanto da un manuale base, che è, a dire la verità è una scatola base, che è questa, in cui c'è soltanto appunto il manuale principale del gioco. Ma la campagna di crowdfunding su Ulule, con la quale è stato finanziato il gioco, ha permesso anche la realizzazione della prima espansione, Il segreto del C, che sarà pronto per Luca Comics 2015. Il gioco è stato inoltre candidato per il concorso del miglior gioco di ruolo dell'anno 2015 a Luca Comics, insieme ad altri famosi partecipanti come Fate e Numenera. Mushashu Gyo non ha un'ambientazione stabilita, ma bensì mantiene quell'ambientazione costante di tutti i giochi picchiaduro degli anni 90, ossia il viaggio di un guerriero in giro per il mondo per sfidare i combattenti più grandi e più potenti della Terra. Storie come Street Fighter, Mortal Kombat e King of Fighters sono quindi tutti possibili con questo gioco innovativo, che pone al centro dell'attenzione il combattimento, gestito con meccaniche semplici che rispecchiano molto bene i videogiochi picchiaduro classici. Ma passiamo ora ai pregi e difetti di questo gioco. Come al solito faccio la stessa premessa, ossia che queste sono mie opinioni personali sul gioco stesso e quindi non sono verità assolute da dover prendere in considerazione né giudizi insindacabili, per cui prendeteli soltanto come degli spunti che un giocatore, un narratore può dare a chi non ha mai giocato a questo gioco. Come primo punto positivo ho messo la semplicità. Questo perché Mushashu Gyo si basa essenzialmente sul combattimento, che viene molto semplificato e reso quasi simile ad un gioco da tavolo. Infatti il combattimento si basa su tre caratteristiche principali di ogni personaggio, che sono la rapidità, l'attacco e la difesa. Questi ultimi due valori si vanno a sommare al risultato di un dado da 6 quando si vorrà attaccare o difendere l'avversario che si sta fronteggiando. La rapidità, il valore di rapidità invece ci fornirà ogni turno un uguale numero di punti azione che serviranno e verranno spesi per poter compiere varie azioni durante il turno, quindi attaccare, difendere, effettuare mosse speciali, avvicinarsi, saltare, eccetera. Ogni personaggio ha poi la possibilità di effettuare delle mosse speciali e delle super, che hanno degli effetti particolari rappresentati da dei simboli. Hanno un costo in punti azione e o in punti special, e hanno un danno che è maggiorato rispetto a quello base. È possibile inoltre poter inventare una propria strategia di combattimento grazie alla possibilità di personalizzare l'accumulo dei punti special. I punti special sono dei punti che servono appunto per poter effettuare le mosse super, ossia le classiche mosse finali dei giochi picchiaduro degli anni 90, ma possono essere impiegati anche per poter ottenere dei bonus temporanei che avvantaggeranno il giocatore rispetto al suo avversario. Sono presenti inoltre metodi generali e metodi specifici per ottenere questi punti special. I metodi generali che tutti i personaggi hanno sono ad esempio quello di ottenere un 6, quindi il risultato massimo, sul lancio del dado da 6. In questo caso il valore del dado non è 6 ma vale 8 e ci garantisce un punto special. Un altro esempio è il raggiungimento di 6 punti combo, che ci darà in automatico anche un punto special. Ma la parte personalizzabile dell'accumulo dei punti special riguarda ciascun personaggio. Questo perché ogni giocatore potrà fornire un simbolo particolare al proprio personaggio che identifica un specifico modo per riuscire ad ottenere punti special. Questi modi sono diversi e più disparati. Ad esempio, un personaggio potrà accumulare punti special quando infligge ferita all'avversario, quando subisce ferita all'avversario, quando riesce a pararne dei colpi, oppure quando riesce a effettuare un grande numero di combo, o perché no, anche la possibilità di poter convertire punti azione in punti special. Questo meccanismo consente quindi molto di poter personalizzare il proprio personaggio e allo stesso tempo dare una svolta molto strategica al gioco.
Per quanto riguarda invece la parte narrativa del gioco, c'è una meccanica molto particolare che consente di gestire tutti gli eventuali contrasti che si vengono ad effettuare durante la narrazione. Questo sistema è chiamato l'oracolo. L'oracolo consiste nel lancio di un dado da 6, il cui risultato andrà confrontato con una tabellina di valori che ci indicherà il grado di successo e insuccesso dell'azione. Ad esempio, se il risultato è 1, che è il più basso, ci verrà detto da questa tabella che abbiamo fallito completamente l'azione senza margine di miglioramento o di successo, mentre invece se ottenessimo dei valori ad esempio intermedi come 3 o 4, essi ci potrebbero indicare sia un successo che un fallimento, ma magari con delle condizioni, con un effetto secondario negativo o delle svolte impreviste. Questo meccanismo ha consentito quindi di semplificare molto le meccaniche di gioco, evitando di introdurre abilità, attributi secondari che sarebbero stati necessari per poter andare incontro a tutte le esigenze al di fuori del combattimento, e allo stesso tempo genera comunque degli spunti per il narratore e i giocatori, delle vie secondarie nella storia o delle svolte anche imprevedibili. Come secondo punto positivo ho inserito la versatilità. Questo perché Mushashugyo ci consente di giocare attraverso diversi tipi di modalità di gioco. La prima è la modalità guidata, che prevede la presenza di un narratore chiamato guida che prepara un'avventura per i propri giocatori e che quindi si avvicina molto di più al classico, alla classica struttura e esecuzione del gioco di ruolo, in cui c'è un master, in questo caso chiamato guida, che gestisce il mondo esterno e si rapporta poi ai personaggi gestiti dai giocatori. La seconda modalità è quella del giocatore singolo, che viene svolta tramite l'utilizzo di un diario e le meccaniche dell'oracolo. Questo permette di avvicinare il gioco molto di più a un libro game, infatti sarà possibile appunto giocare anche da soli con Mushashugyo, compilando un vero e proprio diario in cui si annoteranno le avventure del proprio personaggio. L'ultima modalità è quella del combattimento, che consente di far scontrare due personaggi e giocatori che stanno giocando in modalità singolo, oppure anche la possibilità di fare dei veri e propri tornei impiegando le regole del combattimento come se fossero un vero e proprio gioco da tavolo. Quindi, riassumendo, Mushashugyo si presenta come tre giochi in uno: gioco di ruolo, libro game e gioco da tavolo. L'ultimo punto positivo che volevo citarvi è l'adattabilità. Il pregio di Mushashugyo è il fatto proprio di essere semplice e le sue meccaniche molto adattabili a qualsiasi tipo di ambientazione. Un esempio ne è stata la pubblicazione al Play, a Modena Play di quest'anno, di un hack per Mushashugyo, una vera e propria ambientazione chiamata Agon World War II. In questa ambientazione nuova si sono addirittura ampliate le regole base di Mushashugyo, introducendo delle regole aggiuntive per quanto riguarda l'interpretazione, fornendo più profondità in questo senso al gioco. Inoltre, la comunità di Mushashugyo è molto molto attiva, io ne faccio parte, quindi ve lo posso testimoniare in prima persona, per cui ci sono sempre nuove aggiunte, simboli aggiuntivi, meccaniche particolari, tutte create dai fan e supportate anche dallo stesso Luca De Marini, che ci sprona a inventare sempre nuove cose da poter aggiungere a Musha. Inoltre, da poco si è concluso anche il contest per i mini setting, che hanno dato ancora nuova linfa vitale al gioco, dandogli mille possibili ambientazioni, mille possibili caratteristiche aggiuntive che rinnovano sempre questo gioco, rendendolo potenzialmente un gioco infinito, un gioco dalle mille possibilità e dalle mille capacità. Per quanto riguarda i difetti, invece, direi che ce ne sono pochi, nel senso che se si prende il gioco com'è, quindi un gioco molto semplice, dalle meccaniche molto snelle e incentrate sul combattimento, effettivamente di difetti non ce ne sono, anche perché il gioco è molto rapido, molto intuitivo e allo stesso tempo può essere utilizzato sia appunto per giocare di ruolo che per giocare da tavolo quando non si ha niente in mente per una giocata di ruolo, anche se effettivamente le meccaniche dell'oracolo ci vengono in aiuto fornendoci degli spunti dai quali è poi possibile narrare delle svolte impreviste, delle storie senza bisogno di prepararsele.
Forse l'unica nota che mi sento di portarvi è quella che se voi siete dei giocatori di ruolo classici che cercate un'ambientazione ben stabilita, delle regole molto dettagliate che vi consentano di non dover interpretare o comunque di non incentrarvi principalmente sulla narrazione, beh, allora Mushashugyo non è il gioco per voi, o perlomeno dovrete approcciarvi a questo gioco in maniera molto differente da come fareste con qualsiasi altro gioco di ruolo. Bene, in conclusione posso dire che Mushashugyo è un gioco veramente ben fatto, che vi consentirà di ripercorrere tutte quelle avventure classiche del picchiaduro, sia scorrimento che dei classici picchiaduro come Street Fighter, e di rivivere battaglie emozionanti e combattimenti all'ultimo sangue. Inoltre la possibilità di adattarlo ad ambientazioni differenti con meccaniche aggiuntive e la possibilità anche proprio di inventarvi con il supporto anche di Luca stesso delle ambientazioni o delle regole particolari forniscono a questo gioco veramente una marcia in più. Per cui io vi consiglio di recuperarvelo, di provarci a giocare e successivamente di farmi sapere magari sotto qui nei commenti cosa ne pensate. Bene, questa video recensione finisce qui, vi metto nel box informazioni del video il link al blog di Mushashugyo e al gruppo di Facebook, così potrete entrare e dare un'occhiata e magari entrare anche voi proprio all'interno della comunità di Mushashugyo. Come al solito io ora vi ringrazio, vi invito a mettere mi piace, condividere, commentare il video, iscrivervi al canale e alle pagine social con cui vi terrò sempre aggiornati sulle novità del canale. Adesso vi saluto e vi ringrazio ancora, ciao da Spike!